Ho preso un po' di botte sulle braccia, ma la ferita principale è appunto all'orecchio. Mi sono fatta male e mi hanno dato un bel po' di punti in ospedale. E questa situazione non può andare avanti, non può continuare così, perché poteva succedere a qualcun altro, a un bambino, poteva andare molto peggio. Usciamo presto tutte le mattine per camminare perché ci piace molto la zona. Alle 5, alle 6 del mattino non c'è nessuno in paese e mentre stavamo camminando proprio qui sotto, un cane enorme, un kangal, ci ha corso incontro. Prima ha provato a mordere lei sul braccio, si è girato verso di me, ho visto che arrivava a mordermi, non ho strappato il braccio perché è peggio, l'ho lasciato lì. Ho fatto un urlo per spaventarlo, il cane è scappato e se n'è andato. Poi ha incominciato a sanguinare, sono andato all'ospedale, abbiamo fatto la vaccinazione per l'antitetanica e per l'antiraggio. È diventato buono.